Un forte segnale quello che i lavoratori della Tecra stanno lanciando oggi, possibile che si debba arrivare a tanto? Non è la volontà dell'amministrazione volere che succedano queste cose, ha sempre cercato anzi di poter mantenere il giusto flusso di cassa per poter consentire di fare il servizio al meglio. Fra altre cose vorrei ricordare che a Gela, lasciando perdere le solite persone che vanno a fare qualunquismo, considerando l'ambito generale della Sicilia, forse è una delle città dove il servizio dei rifiuti riesce a funzionare al meglio. Però è chiaro che le risorse comunali sono adeguate alle risorse che vengono impegnate per tale servizio. Vorrei ricordare che all'inizio il bando era stato fatto per una cifra notevolmente inferiore al servizio attuale, dove si era messo una spesa a disposizione di circa 7 milioni di euro per una parte limitata della città, dove con una firma è stato modificato di fatto un appalto allargandolo a tutta la città senza variare i costi, quindi è come se io praticamente ho da lavorare, da invitare 10 persone, poi raddoppio le persone ma il costo rimane invariato, questo è più o meno quello che si è fatto. Le persone sono state dimensionate e lavorano per questo servizio ma le risorse non sono state adeguate. È stato fatto presente dopo il primo anno di attività che vi era questa differenza economica. Però in consiglio stranamente è stato riportato al dirigente che si sono sbagliati di qualche 3 milioni di euro e quindi praticamente hanno sempre mantenuto sottodimensionato. Questo problema l'abbiamo fatto presente. Si è parlato molte volte di rifare la gara, di cui io sono d'accordo. Abbiamo creato le condizioni per fare la gara, perché vorrei ricordare che abbiamo fatto piano d'ambito dove si va a quantizzare effettivamente quanto è il servizio e dove dice che 7 milioni sono oggettivamente insufficienti. Già la vicina Ricata, che è più piccola di noi, paga di più e in altri posti arriva quasi al doppio, per essere più chiari, con risultati sicuramente inferiori. Quindi è chiaro che il problema è uno scollamento tra la realtà, che è quella del servizio che deve essere pagato, e qualcuno che invece pensa che nel mondo virtuale si possono fare le cose senza avere le giuste risorse. Qua siamo nel mondo reale, i soldi non si possono stampare, i servizi per legge devono essere sostenuti dalla tassazione di riferimento. Un adeguamento necessario di cui noi ci siamo presi carico proprio perché le condizioni a contorno non le avevamo trovate, di creare tutte le condizioni. Ora sono presenti ed è giusto che tutti quanti ci rendiamo conto che per avere un servizio devono essere messe le risorse adeguate per consentire di fare servizio nel miglior modo e per pagare le persone. Se mancano le risorse vanno ridimensionati i servizi. Noi abbiamo un tavolo della prefettura aperta per quanto riguarda il pagamento degli operai della ditta. Abbiamo chiesto di sostituirci di fatto alla ditta direttamente per il pagamento degli operai, però resta il fatto che se i servizi vengono ridimensionati, perché una volta che il servizio viene effettuato deve essere pagato, e se non si paga direttamente si paga indirettamente con i debiti fuori bilancio, togliendo risorse sempre da altre attività dell'amministrazione. È un nascondersi dietro il dito sostanzialmente.